Allora, malgrado il risultato non bellissimo, diciamo così, mister Cappellacci ha tentato di farmi ridere nel momento in cui non eravamo in diretta e mi ha fatto scappare un Sì, ma sorriso, però la partita non è stata. parlate uno per volta però, perché c'è tuo fratello qua che parla dopo un po'. Mister, che Vai, vai. partita è stata? A me non ha fatto impazzire, te lo dico col cuore. Finisco di sentire l'altro. Benissimo. Sì, non è stata sicuramente una grande partita, è stata lottata, più o meno equilibrata in alcuni sensi. Ci poteva stare che noi su un campo del genere, con una squadra fisica così tosta, avremmo potuto, insomma, non vincere, o comunque avremmo potuto non fare noi la partita. Così più o meno è stato, seppur devo dire che nei reparti di centrocampo e difesa alla fine non è che abbiamo fatto malissimo, seppur in alcune circostanze siamo fatti fregare. Siamo un po' mancati nelle giocate davanti perché abbiamo sempre perso palla con facilità, insomma i duelli fisici l'abbiamo più o meno persi, quelli tecnici eravamo un po' alla pari. Mister, inizialmente l'ho preannunciata come una formazione stravolta rispetto a quella che ci aveva abituati a gara iniziata, insomma, con tanti, tanti cambi. Ecco, ci spiega queste scelte e ovviamente se è Come rimasto no? soddisfatto. Come no? Ma quanti hanno fatto i cambi? Perché non è che Ma, insomma, rispetto, ecco, alla presenza quasi fissa di Angiulli, storicamente, ovviamente, Ah! anche precedentemente alla sua gestione, ecco. Sì, beh, sto facendo delle scelte. Vedo che, insomma, ecco, Mantino, Carbonelli che ho messo dentro domenica scorsa a partita iniziata, oggi. Insomma, dal punto di vista della corsa e della dinamicità, in questo momento Hanno qualcosa in più. mi sembra che abbiano qualcosa in più. Suppongo che questa squadra abbia bisogno di riprendere un pochino di vigore fisico. Quindi, in questo momento, ecco, magari giocatori bravi come Federico, aspetto che insomma, sia in una condizione di poter essere chiaramente superiore a quelli che gli sto preferendo adesso. Però, poi, insomma, al di là di Angiulli, tutto questo casino non so fatte, no? No, 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 Sbaglio. io chiedevo No, ovviamente perché, ecco, è un ha giocato dietro. giocatore talmente importante che quando non va in campo È fa brutto, rumore il fa tutto, no? rumore. Ecco. Non lo so. Ha giocato oggi Pietro Paolo, che penso abbia giocato poco. Era una scelta poi anche, diciamo, per mille motivi. Ho fatto giocare in un ruolo non suo perché lui è un terzino. Questo è quanto. Però adesso al di là delle formazioni, delle scelte. Insomma, noi anche domenica scorsa non è che abbiamo fatto lo champagne, no? Quindi dobbiamo crescere. Secondo me questa squadra potrebbe fare di più, però dipende anche dalla forza e delle capacità che dimostrano i giocatori, che capacità ce ne hanno, però magari fino ad oggi l'hanno dimostrato, insomma, solo a tratti, altrimenti magari Ci sarebbe una la classifica società diversa, non mister. avrebbe cambiato allenatore o comunque eravamo primi in classifica. In questo momento credo che noi abbiamo poco da pensare ai primi in classifica, per quello che mi riguarda. Credo che ci siano delle potenzialità, credo che alcuni giocatori insomma, possono fare qualcosa in più, ma questo non significa che adesso non lo vogliono fare. Che per esempio in alcune situazioni ho la sensazione che pur volendo però non hanno ancora quella gamba di cui c'è bisogno per fare questi tipi di campionati sporchi dove, ecco, vai a giocare su campi che poi non sono i sintetici di L'Aquila, con squadre, insomma, da battaglia, comunque tecnicamente forti, quindi squadre organizzate, e quindi devi correre, devi essere organizzato, devi essere ordinato e devi avere qualità per fare gol. Oggi ci è mancato un po' qualcosa davanti perché abbiamo fatto veramente poco. Mister, l'ultima prima di lasciarla ai colleghi, è una squadra a sua immagine e somiglianza, anche e soprattutto guardando le avversarie, o a dicembre c'è bisogno di mettere qualche No. figura in più all'interno del gruppo per cambiare marcia? No, ma non c'è nulla. Adesso io magari pensi che non ti voglia dire qualcosa che magari dico agli stessi dirigenti. Questa è una squadra che ha insomma, delle qualità. Bisogna essere, insomma, intelligenti a fare le giuste valutazioni. Se questa squadra gli si può chiedere di stare prima in classifica, quindi le valutazioni bisogna farle, insomma, gli addetti ai lavori, come l'allenatore, come la società.
secondo me c'è da lavorare per cercare di mettere questi giocatori che fino adesso secondo me hanno dato poco, visto i risultati che hanno avuto e visto quello che mi hanno detto e quello che ho visto io pure, che è la stessa cosa, perché poi ecco, si possa piano piano fare le giuste valutazioni, eventualmente poi si possa muovere qualcosa, ma la cosa principale è che questa squadra insomma, sia un po' più padrona del campo, cominci a fare la partita in casa, visto che in casa ne ho fatta una, ma sicuramente non sarà stata meglio delle altre precedenti che ha fatto Massimo Epifani. Fuori casa, ecco, quando sei un pochino più coperto, magari la partita la fai decentemente, però poi in fase di proposizione sei nulla, devi aspettare sempre la giocata del singolo. E oggi per esempio le giocate del singolo, al di là che non è che voglio condannare l'attacco, però oggi diciamo, nella fase offensiva di propositiva, quindi parlo della fase offensiva, non parlo dell'attaccante in sé per sé, siamo stati poca roba. Quanto è importante l'Aquila Avezzano, il derby di domenica, mister? Per il presente e per il futuro? È una partita bella perché insomma, è un derby, i tifosi ci tengono tutti, anche io suppongo anche noi, no? Anche la squadra. In questo momento insomma, fare partite con l'Avezzano, con la San Benettese, insomma un po' spaventano perché non so se siamo all'altezza di poter giocarci alla pari e di vincere questo tipo di partite. Però insomma, le qualità in fondo noi ce l'avremmo, bisogna però di cominciare a tirarle fuori piano piano. Secondo me c'è un percorso da fare prima di poter parlare di altre classifiche.